Siamo qui a Piazza Prefettura, Catanzaro, appunto 4 novembre 2016, per dire no alle privatizzazioni delle Poste in compagnia del segretario USR CISL Calabria Paolo Tramonti. Perché è importante questa, diciamo, unione di tutte le sigle sindacali, di tutti i lavoratori a tutte le latitudini, quindi dal postino, dal collega di mercato privati al commerciale? Ma intanto il servizio postale è un servizio universale rispetto al quale non ci può essere assolutamente alcuna ipotesi di privatizzazione. Noi la stiamo contrastando con queste manifestazioni e continueremo se questo disegno non verrà ritirato. Il servizio postale, soprattutto in regioni come la Calabria, è assolutamente necessario ed insostituibile. Basti pensare alla capillarità dei luoghi e soprattutto le tante zone disagiate, le tante zone interne che devono essere continuate a servire per come sta finora, per cui non accettiamo assolutamente disegni di ridimensionamento, così come non accettiamo penalizzazioni conseguenti che ne dovessero derivare nei confronti dei lavoratori. La CISL e l'SLP su questo fronte sono in prima linea a contrastare disegni ed orientamenti che ci vedono assolutamente contrari. Un'ultima conclusione: sappiamo che qui oggi c'è il malcontento soprattutto sì dei lavoratori, ma anche dell'utenza, perché l'utenza vede il cambiamento nel servizio, lo accusa e soprattutto si rende conto che la qualità è cambiata. Quindi si è qui oggi anche per dire sì a una maggiore qualità verso l'utenza, un maggior servizio verso l'utenza. Ma questo è un fenomeno che stiamo denunciando, la federazione lo sta denunciando ormai da anni, da quando lentamente si è avviato un progressivo smantellamento di quello che è il servizio postale. Noi riteniamo, per come si diceva prima, che soprattutto in aree come la Calabria è assolutamente iniquo, inadeguato, ingiusto nei confronti della popolazione, ma soprattutto della tanta popolazione bisognosa che ha veramente necessità di avere un servizio adeguato ed efficiente, riscontrare questa ormai inadeguatezza che sembra non aver fine. Per questi motivi siamo in prima linea, anche per questo. Ringraziamo il segretario USR CISL Calabria Paolo Tramonti per il suo intervento, gli auguriamo buono sciopero. Grazie a voi e siamo sicuri che oggi questa grande risposta dei lavoratori, chiamata a raccolto dalla nostra federazione e dalle confederazioni, sarà sicuramente forte e riteniamo che veramente possa costituire un segnale di sveglia nei confronti di chi deve decidere e di chi deve assumersi delle responsabilità. Grazie ancora.